Salve, ben ritrovati con l'informazione di Licata News. In apertura del nostro notiziario oggi torniamo ad occuparci del settore terziario, perché la riattivazione dipende infatti dall'esito di alcune analisi che riguardano i fluidi che provengono dal primario e dal secondario. Gli esiti saranno resi noti a breve, intanto si attendono novità anche per quanto riguarda gli impianti gestiti da Girgenti Acque e Ato Idrico, i particolari in questo servizio. Riavviare il settore terziario oggi come oggi è tecnicamente impossibile, ma molto dipende anche da alcune analisi chimiche svolte alcuni giorni fa. L'impianto è fermo ormai dal 31 ottobre 2013, gli agricoltori dovranno ancora aspettare per avere risposte certe. Prima della riattivazione dell'impianto di depurazione di competenza del comune di Licata, si dovrebbe infatti ottenere la nuova autorizzazione allo scarico da parte dell'assessorato regionale all'energia. Passaggio fondamentale per ottenere l'ok dalla regione è il risultato di alcune analisi chimiche svolte per 3 mesi consecutivi sul fluido che proviene dal primario e dal secondario. I valori devono infatti necessariamente essere tutti conformi per poter riavviare il terziario. Le ultime analisi sono state svolte il 28 ottobre e adesso sono attesi i risultati. Ricordo, dice oggi intanto Toni Licata, referente per la difesa dell'ambiente di Cittadinanza Attiva in merito proprio al primario e al secondario, che insieme all'ingegnere Ortega del comune di Licata abbiamo incontrato i responsabili del lato idrico e di Girgenti Acque lo scorso mese di ottobre, al fine di produrre un audit e un cronoprogramma che contenga gli interventi da svolgere con i relativi finanziamenti che occorrono, le date di inizio e fine lavori, in modo da avere un quadro chiaro e completo di tutto ciò che è necessario per gli impianti di loro competenza. Il verbale dell'incontro è stato redatto solo da pochi giorni e adesso attendiamo che gli impegni presi e assunti dalla controparte nel corso di quell'incontro vengano mantenuti. Altrimenti saremo costretti a muoverci in altre direzioni. La cronaca, udienza preliminare al Tribunale di Agrigento per il 59enne licatese Angelo Carità, imputato per la morte dell'imprenditore Giovanni Brunetto. Il giudice Zammuto ha disposto il rinvio al prossimo 11 novembre con la necessità di corredare l'udienza di ulteriori nuovi elementi. In quella seduta a prendere parola sarà la difesa di Carità. E un arresto è stato effettuato invece a Canicattì dai militari dell'arma locale in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Roberto Licalzi, 38enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. A seguito di perquisizione personale, estesa poi al domicilio, è stato trovato in possesso di quasi 8 grammi di eroina occultati all'interno di un'autovettura di cui era passeggero. Nello stesso contesto è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente un uomo di 33 anni con il quale si accompagnava. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato dai carabinieri ai domiciliari in attesa dell'ulteriore corso di legge. Torniamo a Licata perché dovrebbe partire a breve il servizio di refezione scolastica. È già stata pubblicata infatti sul sito istituzionale del Comune la determina che dà avvio all'iter propedeutico all'attivazione della mensa. I particolari in questo servizio di Giuseppe Cellura. È iniziata la procedura tecnica che porterà all'avvio del servizio di refezione scolastica per le scuole materne presenti sul territorio comunale. L'ufficio di pubblica istruzione ha già intrapreso la predisposizione di tutti gli atti e la determina dirigenziale è già stata pubblicata sull'albo pretorio online del sito istituzionale dell'ente. Ci sono già anche le cifre. Si procede alla dichiarazione di economia per la somma di 39.500 euro, si legge nel testo della delibera da utilizzare, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole materne per l'anno scolastico 2014-2015 per i mesi di novembre e dicembre. La somma in questione è già stata prenotata ed è inserita nel capitolo destinato all'organizzazione e al funzionamento del servizio di refezione scolastica.
C'è già la proposta, specificata nella delibera, di accertare la somma di 25.280 euro relativa alle risorse a sostegno delle autonomie locali e quella di 14.220 euro, quale quota del 36% a carico degli alunni. Non dovrebbe passare molto tempo prima dell'avvio del servizio. È verosimile pensare che già entro il mese di novembre la mensa scolastica possa essere in funzione, verosimilmente con un affidamento diretto alla ditta che gestì il servizio l'anno passato. A guardare con occhi interessati l'evolversi della vicenda sono anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti. La mensa gradirebbe infatti lo svolgimento dell'orario continuato, con il conseguente impiego di docenti che avrebbero così modo di lavorare e mantenere il proprio posto di lavoro. E all'albo pretorio del Comune è stata pubblicata la deliberazione adottata dal commissario straordinario Dario Cartabellotta, con la quale sono stati approvati il fabbisogno del personale, il piano annuale triennale delle assunzioni 2014-2016. L'atto, adottato con l'assistenza del segretario generale, dottor Giuseppe Vella, è munito del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Parliamo adesso di sanità perché il 14 novembre si svolgerà la giornata mondiale del diabete, patrocinata anche dal Ministero della Salute. L'ASP di Agrigento, tramite l'unità operativa aziendale e gli uffici distrettuali di educazione alla salute, in collaborazione con l'associazione Amadiad, ha promosso nei comuni della provincia numerose iniziative rivolte alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse al diabete. L'ambulatorio mobile si sposterà infatti nei diversi territori della provincia per effettuare misurazioni di glicemia, misurazione di pressione arteriosa e offrire consulenze. A Licata gli screening gratuiti verranno svolti il 10 novembre presso il centro commerciale Il Porto dalle ore 9 alle ore 13, mentre nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. E la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento ha disposto invece l'attivazione del laboratorio di elettrofisiologia. Il laboratorio sarà ubicato nell'ambito dell'unità di cardiologia del San Giovanni di Dio di Agrigento e avrà valenza aziendale. Il laboratorio si occuperà del trattamento invasivo delle aritmie cardiache. La procedura consiste infatti nella registrazione di segnali elettrici cardiaci mediante elettrocateteri a diretto contatto con le superfici interne del cuore, al fine di conoscere i meccanismi responsabili delle pericolose aritmie complesse. L'azienda è già in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il buon funzionamento del laboratorio, nonché di un'equipe medica formata con sufficiente esperienza per l'attivazione del servizio. E ci spostiamo adesso invece a Palma di Montechiaro. Palma Nascosta aprirà le porte a quanti volessero guardare con occhi diversi la cittadina del Gattopardo. L'8 e il 9 novembre sarà protagonista infatti l'arte, la storia e la cultura. Gloria Encorvaia. Alla scoperta del passato dimenticato nel cuore del misticismo dei Tomasi a Palma di Montechiaro. L'8 e il 9 novembre sarà una data importante per la cittadina che attraverso la manifestazione Palma Nascosta aprirà le porte a quanti vogliano guardarla con occhi diversi. L'importante manifestazione è organizzata infatti dall'Archeoclub e dal Comune di Palma di Montechiaro con la collaborazione della Curia Arcivescovile di Agrigento, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento, l'Ordine degli Architetti di Agrigento, nonché le monache benedettine del Monastero del Santissimo Rosario, nonché il gruppo AGESCI Palma Primo e l'Associazione Beata Corbera e Spazio Cultura. Noi saremo felici di reintegrare la compagine sociale di Palma di Montechiaro con i fondatori di questa città, perché abbiamo un progetto ambizioso, sia pur costruito con sacrificio giorno per giorno, che è quello di far risorgere Palma di Montechiaro partendo proprio dalla grandezza di chi l'ha fondata. Io penso che proprio il messaggio del Gattopardo era quasi una rabbia per quello che non si muoveva in Sicilia. E noi lo stiamo realizzando, quasi a voler aiutare a raggiungere gli obiettivi che forse Don Fabrizio si auspicava che ci fossero e non c'erano. Invece in questi giorni c'è un fermento straordinario, non c'è imprenditore che non si è reso disponibile per rendere questa città bella, perché è dalla bellezza che nascerà realmente lo sviluppo e il futuro nostro. Parteciperanno l'amministrazione comunale della cittadina del Gattopardo e ovviamente il sindaco.
sindaco Pasquale Amato, nonché il presidente dell'Archeo Club Pietro Fiaccabrino, per la presentazione di Palma Nascosta 3, che vedrà protagonista d'eccellenza il misterioso monastero di clausura seicentesco delle suore benedettine, descritto nel celebre romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e nei ricordi d'infanzia del principe. Il monastero delle benedettine risale infatti alla metà del 1600 ed è uno dei pochi monasteri di clausura in Sicilia, il cui accesso è impedito quasi a chiunque. Esso inglobò il primo palazzo ducale e accolse con la regola cassinese anche le figlie di Giulio Tomasi, secondo duca di Palma, e in seguito anche la moglie Rosalia Traina. L'eccezionale visita guidata al monastero sarà consentita a titolo gratuito sabato 8 e domenica 9 novembre. In occasione dell'evento sarà data la cittadinanza onoraria a Isabella e Cesare Crescimanno di Capodarso, ultimi eredi dei Tomasi. È un'emozione enorme ricordare tutte le radici della nostra famiglia legate a una terra così misteriosa e piena di fascino come Palma di Montechiaro, per la storia, per il mare, per tutto quello che ha di bellezze antiche che possono ancora essere utili all'educazione di un popolo che li ha sconosciute, ma non per colpa sua, ma perché non è stato seguito ed educato a queste bellezze che ci appartenevano per sacrosanta legge di Dio. Intanto, lungo le vie del centro storico saranno proposti una serie di eventi culturali, dall'enogastronomia locale con i sapori del Gattopardo agli spettacoli realizzati per l'occasione. Attestazione SOA, certificazione essenziale per gli appalti pubblici, ottenerla, rinnovarla e tutto ciò che si deve sapere. Sull'argomento si svolgerà un incontro venerdì 7 novembre 2014 alle 18 presso i locali di Confartigianato Agrigento in via 25 aprile con i responsabili del rilascio dell'attestazione che saranno disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti. L'attestazione SOA è il requisito essenziale per partecipare alle gare del settore pubblico. Il 70% delle aziende della provincia, con picchi del 90% nel settore edile, e sopravvivono grazie a questo tipo di certificazioni. E si svolgeranno invece il 14 novembre alle 8.15 nella sala Pellegrino ad Agrigento gli esami della seconda sessione 2014 per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. I candidati che supereranno gli esami potranno svolgere la professione in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea. L'esame verte su due prove. La prima prova scritta consiste in 60 domande con 4 risposte alternative. Al termine della prima prova verranno corretti gli elaborati e stilato l'elenco degli ammessi alla seconda prova, che si svolgerà nello stesso giorno. Adesso invece vediamo qual è la programmazione del Fly Cinema. Dal 30 ottobre al Fly Cinema, Box Trolls, le scatole magiche in 3D. La società di Pontecagio è guidata da Lord Gorgonzola e dai suoi pochissimi sodali, l'elite in tuta bianca, è terrorizzata dalle leggende spaventose sui Box Trolls che l'invidioso Archibald Arraff sparge senza sosta da più di 10 anni. Con l'aiuto dei suoi tirapiedi, Arraff si propone infatti di sterminare fino all'ultimo membro dei Box Trolls, una comunità gentile e ingegnosa, e di poter ambire così al privilegio di possedere una tuta bianca e sedere alla tavola dei formaggi più saporiti al mondo. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18. Soap opera. Nel condominio di una Milano accennata convive una piccola comunità di inquilini eccentrici che non smettono di farsi i fatti degli altri e di infilarsi alla prima occasione nella vita degli altri. Al piano terra vivono Gianni e Mario, gemelli eterozigoti e tignosi, uniti a filo doppio dalla fratellanza, l'abitudine e un incidente che ha costretto Mario sulla sedia a rotelle. Di fronte a loro c'è Pietro, un uomo introverso che ha ereditato l'appartamento alla morte della madre. Mine vaganti, in un interno a esplodere per prima, è quella di Pietro, che si spara alla tempia e disinnesca i vicini, su cui sospettoso e spaccone indaga adesso il maresciallo dei carabinieri Gaetano Cavallo. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle 18, alle 20 e alle 22. Guardiani della Galassia in 3D.
Il giorno in cui sua madre muore, il piccolo Peter Quill viene misteriosamente risucchiato nello spazio. Yondu, un umanoide dalla pelle blu, non lo consegna a chi di dovere e lo alleva insieme alla sua squadra di fuorilegge, noti come Ravager. 26 anni dopo, nel 2014, Peter è un audace avventuriero dello spazio che si fa chiamare Space Lord e va a zonzo su una nave lercia, dove ascolta sempre e soltanto la musicassetta che aveva con sé quel fatidico giorno del 1988. Entrato per caso in possesso di una sfera misteriosa, Quill scopre che il feroce Ronan è determinato ad averla per distruggere il pianeta Xandar e molto probabilmente non solo quello. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 20 e alle 22:15. Inoltre potrete trovare tutti i trailer su www.flycinema.it. Bene, termina qui la prima parte del nostro notiziario. A tra poco. Questo programma è offerto da. Fatevi due conti, anzi tre sconti. Con l'ICALSI rinnovate i vostri infissi a costo zero. 65% di detrazione fiscale, più un 10% di sconto immediato, più il 25% di risparmio energetico certificato. Potrete recuperare il 100% del costo dei vostri nuovi infissi. Fatevi due conti, anzi tre sconti. L'ICALSI Infissi a Canicattì, in Contrada Andolina. Professionalità, competenza, cortesia. Solo da Centro Revisione Sant'Angelo, via Palma 310 a Licata. Assomodel, modellismo statico e dinamico, via Soldato Frisicaro 20 a Licata. Nubi in progressivo aumento, con deboli piogge dal pomeriggio. In intensificazione in serata, con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti dai 2 ai 30 mm di pioggia. Durante la giornata di domani, la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 19 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est-nord-est. Al pomeriggio moderati e proverranno da sud-est. Mare molto mosso, umidità oscillante tra il 71 e l'83%. Questo programma vi è stato presentato da. RSA Santa Rosa, via Umberto II Alicata. Agri Garden, di Agostino Muñoz, via Palma 312 a Alicata. Fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta, di piccolo c'è soltanto il prezzo, scusate se poco. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Ultimi ritocchi al Cineteatro di Palma di Montechiaro, che a dicembre potrebbe già riaprire il sipario. Sentiamo i particolari nel servizio di Gloria Incurvaia. In corso d'opera le fasi ultime utili per l'apertura del Cineteatro Chiaramontano di Palma di Montechiaro, che si presume possa aprire battente già dal prossimo dicembre. Attiva la collaborazione sinergica degli esponenti dell'amministrazione, tra questi gli assessori di Miceli e Salerno, rispettivamente per la parte strutturale e la programmazione. La situazione attuale è quella che abbiamo fatto una riunione con la direzione dei lavori. E abbiamo stabilito che emetta un ultimo perentorio ordine di servizio in cui intima alla ditta di ripristinare le parti della pavimentazione che nel frattempo si sono ossidate e di determinare anche la situazione dell'impianto audio. Impianto audio che durante l'esecuzione dei lavori ha subito dei furti, reintegrati nella sua parte, diciamo, impiantistica, alla stessa ditta, e che quindi dobbiamo valutare la compatibilità
rispetto al teatro. Superato questo passo, a breve, quindi è una questione di 10-15 giorni, noi prevediamo di riunire la commissione pubblico spettacolo ed ottenere l'agibilità finale. L'agibilità finale che ci consentirà poi di proseguire con l'apertura del cinema e la modalità di gestione del cinema stesso. E per quanto riguarda la cultura teatrale all'interno della cittadina del Gattopardo, come si intenderà incrementarla? Per quanto riguarda la cultura teatrale c'è il mio collega, l'assessore Salerno, che è molto più competente al riguardo rispetto a me. In ogni caso, in uno spirito di collaborazione e lavoro di squadra, io ho ottenuto la disponibilità anche del direttore artistico del Teatro Al Massimo di Palermo, così come anche l'assessore Salerno interpellerà altri direttori artistici per andare in una direzione di apertura teatrale vera e propria, cioè una destinazione da teatro. Intanto ottime novità giungono anche per quanto concerne lo stadio comunale, per il quale già dalla settimana entrante si potrebbe avere l'agibilità per far sì che la collettività palmese possa usufruire dell'impianto e dare nuovamente vigore allo sport più seguito, il calcio. E la guida Michelin conferma nella sua edizione 2015 le due stelle al ristorante dello chef licatese Pino Cuttaia. Nel corso degli anni il suo ristorante ha collezionato una serie di prestigiosi riconoscimenti e lo stesso Cuttaia è stato chiamato dall'ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana retta da Gualtiero Marchesi, per farne parte quale docente speciale, confermate anche le posizioni degli altri chef siciliani. L'associazione Valori e Libertà di Cesena organizza invece oggi pomeriggio alle 17.30 la presentazione del libro di poesie di Mariangela Fornari. Il volume edito da Il Vicolo Edizioni è stato presentato in anteprima nazionale lo scorso agosto a Licata Autori 2014. L'evento sarà introdotto da Marisa Zattini, editore del Vicolo, interventi di Gianfranco Laurentano, che ha curato la prefazione, e di Francesco Pira, che ha curato invece la postfazione. E la Proloco di Licata, al fine di organizzare un calendario di manifestazioni per il periodo di Natale da proporre all'amministrazione comunale, chiede a quanti abbiano intenzione di organizzare un evento inerente al tema natalizio di presentare un'apposita richiesta. Essa dovrà contenere una breve descrizione di quanto si intende proporre, specificando in particolare i recapiti telefonici di chi propone, la durata dell'evento, il costo e il numero di persone che svolgeranno l'attività e le eventuali richieste logistiche. La richiesta potrà essere inviata entro il 15 novembre. Parliamo adesso di sport, di box nello specifico. La Tana della Tigre, protagonista assoluta del campionato mondiale di kickboxing disputato in Tunisia. Due primi posti per i ragazzi del maestro Biagio Nogara. Il servizio di Giuseppe Cellura. Maestro Biagio Nogara, grandi risultati per la Tana della Tigre in Tunisia, come vediamo, come abbiamo visto dai trofei esposti sul nostro tavolo. Allora spieghiamo i successi partendo dai primi posti. Allora, praticamente è stata dura, però alla fin fine ce l'abbiamo fatta, perché noi lo sapevamo che era un impegno pesante, perché andare in un'altra nazione, in un'altra terra dove cultura propria è fuori dal mondo, poche regole, poca sportività, perché volevano vincere a tutti i costi. Abbiamo fatto la riunione con i miei ragazzi, ho detto qua ragazzi c'è da rimboccare le maniche e andare sul sodo, perché sennò qua ce ne andiamo con le mani vuote. E in effetti così è stato, i ragazzi ci hanno messo il cuore, acciaccati, perché sono stati ragazzi fra quarti di finale e semifinale, si hanno fatto nuovi incontri in una giornata, è stato veramente duro. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, i piazzamenti, Bottaro Onofre nella categoria più 85, Kick Light ha fatto il primo posto, e poi nella categoria Light Contact, chilogrammi 65, Aquilino Giulio ha fatto pure il primo posto. E lui invece nel contatto pieno ha fatto il secondo posto, perché ha incontrato un tunisino veramente ostile. Alla fine della seconda ripresa non ce l'ha fatto più a reggere quel combattimento.
Tana della Tigre, che ha portato in Tunisia 4 atleti, l'impegno naturalmente continuerà anche nei mesi futuri. Già a fine settimana ci sarà un altro impegno importante. Sì, perché eravamo 4 atleti, 2 primi posti, 7 secondi posti, 1 terzo posto. Però io già me la sono dimenticata, perché per noi, cioè, andare sempre avanti. Già abbiamo, la prossima settimana abbiamo un altro impegno a Palermo, quindi cerchiamo sempre di dimenticarci il passato e pensare per il futuro. Bene, con questo servizio si chiude questa edizione di Ligata News. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.